Mamma mia che pedale, mamma mia che pedale, mamma mia che pedale. Amici e amiche di Gastube, sono contentissimo. Questo è uno dei pedali più belli che abbia mai provato in assoluto. Esce oggi, grazie a Crazy Tube Circuits e a Face che me l'hanno mandato per provarlo. High Power di Crazy Tube Circuits, appunto. Qualcuno di voi magari se lo ricorda come marchio, avevo già provato un po' di suoi pedali, Chris, ciao Chris, è lui che li fa con le sue manine in Grecia, dicevo, li avevo già provati qualche anno fa. In questo caso siamo davanti a un pedale super particolare perché è un pedale doppio, come potete vedere, che a sinistra ha la simulazione completamente analogica ovviamente di un iWatt, a destra ha due pedali. Sostanzialmente, due color sound molto molto belli. Ora, per spiegarvelo tutto ci vorrebbe una vita. Io, come sempre, cerco degli sweet spot che mi piacciono in questo pedale. Mi ha messo in crisi perché dove lo metti, suona bene. È sempre cremoso, sempre morbido, ma bando alle ciance. Sigla e ve lo faccio ascoltare partendo dal clean del mio ampli. Quindi, poi lo attiviamo e ci facciamo un po' di discorsi. Come sempre, se vi va potete iscrivervi, molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, quindi insomma attivate anche adesso la campanellina così rimanete aggiornati. Detto questo, pulito dell'ampli è questo qua. Una specie di Fender, una roba di questo tipo. In realtà sto usando il Sirioton che intravedete qua dietro, dentro lo X, classica 4x12 Marshall con i Vintage 30 per microfonata, sempre lo stesso modo, con l'SM57, bla bla bla. Sempre lo stesso suono che uso sempre. Detto questo, attiviamo il lato sinistro dell'iPower e passiamo da questo a questo. Anzi, non cambio neanche il pickup. In molti diranno, faranno la freccina, iWatt, David Gilmour, è vero, tra l'altro qua dentro ci sono un bel po' di suoni suoi, come base, poi insomma ci sono tutte le effettistiche che vuoi, però anche i VU, per esempio, usavano iWatt, un sacco di altri musicisti. Questo è uno dei suoni che già potrebbe chiudere la prova, però in realtà ve lo faccio sentire anche dal punto di vista meramente dinamico. Allora, c'è una dinamica spaventosa, un po' come anche nel Falcon, sempre di Crazy Tube Circus che ho provato anni fa, un po' più domata, cioè questo è più facile secondo me da suonare, ha tutta una serie di sonorità. Andiamo alla scoperta del mondo high gain che si può tirare fuori da qua e vi metto ora il videino che io mi giro ogni volta che faccio una prova, per cui mi segno i settaggi, ma in questo caso vi lascio il video e poi vi faccio sentire che suono è tirato fuori. Sonorità molto più stoner, dunque bassi a quasi tre quarti, treble tagliati, così come ho tagliato anche il presence, volevo un po' meno acute, canale normal infatti, 100 watt, notate dove è il master, medi belli sparati. Da questo lato power boost, master qui, volume qui. Treble and bass in questa maniera, che secondo me è un bellissimo sweet spot. Tutto insieme sono super super stoner, Queen of the Stone Age, un po' quel mondo lì.
Questo è più o meno il massimo della distorsione che può raggiungere, è veramente molto molto tirata. Allora, per farlo ho voluto spingere entrambi i canali, quindi in realtà ho acceso l'IoT in questo modo e poi appunto ho utilizzato il Power Boost. Adesso non ricordo esattamente il settaggio, però si passa poi in pratica da questo tipo di sonorità qua, che è solo l'IoT. A questa, che è appunto con il Power Boost. Io picchio sempre duro un po' sulle corde, qua c'erano un po' troppe acute, picchio sempre molto duro sul discorso della dinamica, ma è impressionante qua, cioè è veramente impressionante. È bello cremoso, poi in realtà se lo volete un pochino più chiuso come suono, scendete con i treble qua, scendete con i treble ancora un pochino qua, su, quindi sia sul pedale che sta spingendo l'ampli che con l'ampli simulato, sottolineo ancora una volta, in maniera completamente analogica dal pedale, e ottenete questo. Tanta roba, veramente tanta roba. Piccolo sample adesso con un altro suono, di nuovo ci sono io che ve lo spiego da vicino, proprio ripreso con l'iPhone, duro e puro, con di nuovo un ambito un pochino più bluesy, un po' come stavo suonando adesso, vabbè, vi lascio sentire. Per questa sonorità, solo l'IoT, treble e middle al massimo, volume, vabbè, quello che serve, il master qua, che è quello che poi effettivamente controlla la distorsione, presence in questo punto, modalità 50 watt, linkati i due canali per avere un suono che insomma era quello che mi interessava. Di nuovo dinamica a palate, un sacco di attacco bello e il sound del pedale che esce, il sound generale che esce sempre, cioè è sempre perfetto nel mix, non ci sono mai troppe medie, non è nasale, non è il suono tipo Tube Screamer, è proprio un altro tipo di sonorità che mi piace, mi sta piacendo tantissimo, mi ci sto divertendo un sacco da che mi è arrivato, proprio veramente molto bella. Vi faccio ancora sentire, sempre stando in quest'ottica qui, un on-off, quindi parto col pedale spento e poi lo accendo e vediamo quello che succede, però sentite quanto cambia il suono. Qua uso il volume, che poi sarebbe il gain, in realtà a tre quarti. Il master mi riporta indietro un pochino il volume del Power Boost, vedete che sono in questa modalità, super dinamica, treble and bass qua. Lato IoT è spento, c'è soltanto il Power Boost. Mm-hmm.
questo è il suono del Power Boost e basta. Il lato iWatt era completamente spento. Questo permette di avere di fatto un altro tipo di sonorità molto bella, che è quella appunto del Power Boost, che è un pedale che a me piace un sacco, ho avuto anche occasione di provare gli originali. È un pedale stupendo. Nella fattispecie, nel momento in cui si va in questa modalità, quindi con il pomellino verso, con lo switch verso l'alto, selezioniamo appunto il Power Boost e il pedale funziona a 18 volt. Se vado verso il basso invece, ingaggio l'overdriver, che ha un circuito che funziona a 9 volt. Tra l'altro faccio notare che ci sono i transistor, i BC184, che sono quelli giusti per fare questi suoni. Comunque, vi faccio sentire, si passa da questo. A questo. Qua la differenza grossa è proprio in termini di dinamica, ovviamente, perché col 18 volt abbiamo molta molta più dinamica. Se vogliamo un sound un pochino più semplice da suonare, si va verso il basso e si vola con l'overdriver. È bellissimo sto suono, mamma mia quanta roba che ci puoi suonare, bellissimo. E tra l'altro è molto bello secondo me anche sulle ritmiche, magari con un filino di gain in meno. Mi viene subito in mente. Che è un sound molto bello che si ottiene anche dal lato sinistro, quindi quello iWatt, con secondo me il 100 watt, i due canali linkati, e all'incirca questa posizione qua. L'ho fatto prima che mi piaceva, levo un po' di basse. Mamma mia che bello. Anche un po' meno distorsione. È bellissimo. Bellissimo. Ancora un suono, questa volta fatto, l'ho registrato prima, quindi di nuovo intro con l'iPhone, un po' più Zeppelin, un po' più Maneskin, si può dire Maneskin, comunque un po' quel mondo lì, con una sonorità super iper cremosa. Allora, modalità 100 watt, canale normal, Power Boost con il master qui, il volume giusto poi per quello che mi serve. Treble and bass a metà, potete vedere che qua invece ho aperto un po' le medie e chiuso un po' le acute per togliere un po' di, diciamo, acido, però tanta roba sto suono. Allora, questi sono una piccola... cioè, scusate, non vi ho neanche detto quanto mi piaccia questo suono. Cioè, è bellissimo. Ci potete suonare una valanga di roba, una valanga. Poi, raga, se volete suonarvi semplicemente... lo potete fare. E... Scordato un pelino. Da che c'è... i termosifoni accesi, ragazzi, non sta accordata, poverina, mi sa che non è colpa sua. Dicevo, comunque, questo tipo di sonorità ci sono tutte, ma è troppo bello e secondo me in realtà ci sono un sacco di sound alla Oasis, che anche loro l'hanno usato parecchio, ci sono un sacco di suoni alla Radiohead, ci sono un sacco di suoni che fanno parte di quell'Inghilterra che poi ha scritto un sacco di robe belle, mai suoni troppo fermi, mai suoni che stanno lì, sono sempre sound, permettetemi, imprecisi, sono un po' sporchi, un po' quasi fazzosi, che però ti permettono di avere una dinamica, lo dico ancora perché mi ha stupito, soprattutto perché sto partendo, ve lo faccio ancora sentire da questo.
lo suonerei fino a domani mattina. È bellissimo. Vi aggiungo in chiusura che ha il send return, per cui se volete mettere nel posto giusto gli effetti poi per fare Gilmour e quindi insomma giocare ad avere veramente l'iWatt, oppure uscire da qua e andare diretti dentro il return di un amplificatore, così appunto da avere quel tipo di sonorità, effettivamente usarlo praticamente come un pre, si può fare perché ha il send return. Inoltre appunto qua ve l'ho un po' accennato prima, con le modalità che si possono scegliere direttamente da questi switch avete 100 watt e 50 watt qui a sinistra per avere più o meno headroom e quindi un suono un pochino più stretto e compresso nel momento in cui sta verso il basso. Di qua invece scegliete in quale ingresso entrare dell'ampli, quindi l'ingresso normal verso il basso, il bright verso l'alto o l'incatti tutti e due in mezzo. E boh, che vi devo, c'è veramente un pedale di una bellezza esagerata. Cioè, ah, senti qua, qua con un compressore davanti. Qua manca veramente il compressore davanti. Poi non lo so se lui abbia usato quello, non si sa cosa ha usato dal vivo, non dal vivo, ma mi dà proprio di quei suoni lì di Gilmour, veramente tanta roba. Complimenti a Chris che riesce sempre a stupirmi. Questo è un pedale super best buy se oltretutto non volete le solite sonorità che vanno bene, però questo è un pedale da avere in pedaliera perché vi regala suoni che mi sbilancio, ve lo dico ancora, mi sbilancio, ma secondo me sono solo qua. Non saprei consigliare un altro pedale con questi suoni all'interno. Quindi complimenti Chris, ha fatto un lavoro stupendo e sia per quanto riguarda il lato iWatt che per quanto riguarda il lato Power Boost Overdriver. Complimenti davvero. Grande pedale, consigliatissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. In descrizione trovate tutte le informazioni un po' su quello che è poi questo prodotto. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Io mi sa che vado a suonare. Ciao ciao!